Lutto nel Milan, è morto Karl-Heinz Schlenninger, terzino e libero di un Milan vincente. Inter, le ultime ore, Marotta, un gran bugiardo. Tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rossonero TV, è completamente gratuito, basta cliccare sul tasto iscriviti e attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan in tempo reale, alcune volte anche in anteprima, attraverso le nostre rubriche giornaliere, attraverso le nostre live martedì e giovedì sera. Quindi stasera alle 22 mi raccomando tutti ad aspettare la nostra live di DNA Team, quindi mi raccomando accorrete numerosi come mai è vostro solito. E attraverso anche nei nostri pre e post partita di tutte le partite del Milan. Vi ricordo inoltre che potete aiutare il canale tramite le donazioni su PayPal all'indirizzo di DNA Rossonero da 1899@gmail.com. Infine, se volete uno degli ultimi 9 cappellini rimasti di DNA Rossonero TV, basta che facciate un versamento di 10 euro con PayPal all'indirizzo di DNA Rossonero da 1899@gmail.com oppure scrivere una mail e vi spiegheremo come fare. Ricordo inoltre che potete rimanere in contatto con noi nella chat durante il video o a fine video lasciando un vostro commento a cui cercherò di rispondere il prima possibile. Allora, purtroppo ieri sera, tarda serata, è arrivata la notizia della morte di Karl-Heinz Schlenninger. Chi non è giovanissimo sicuramente se lo ricorda. Io mi ricordo di averlo visto quando ero piccolino, giocare nel Milan, un Milan vincente, vincente nella Coppa dei Campioni, vincente del campionato, vincente nella Coppa delle Coppe. Un giocatore che ha fatto sempre della serietà, sicuramente il suo modo di vivere e di anche essere atleta. Era stato il centro, è stato uno dei pilastri della difesa del Milan, in cui c'era Cudicini, in cui c'era Quilletti, in cui c'erano Rosato. È stato uno appunto dei difensori più importanti del Milan di Rivera. Muore a 85 anni. Schlenninger era nato il 5 settembre 1965, no, scusatemi, ho sbagliato, il 31 marzo 1939 a Düren, in Germania. Dove logicamente aveva giocato inizialmente, poi si è trasferito alla Roma, che aveva dato in prestito al Mantova, poi per ritornare nuovamente alla Roma l'anno successivo, poi essere preso dal Milan nel 1965. Infatti, 5 settembre 1965, Schlenninger esordì nel Milan, e qui fece 334 presenze con 3 soli gol. L'ultima partita che fece fu il 12 maggio 1974. Ha vinto uno scudetto con il Milan, ha vinto una Coppa dei Campioni, Champions League adesso, una Coppa Intercontinentale, due Coppe delle Coppe, tre Coppe Italia e ha vinto anche un campionato tedesco e una semifinale è arrivata ai Mondiali nel Messico 70. Semifinale, se vi ricordate, in cui segnò uno dei rarissimi gol al 90esimo di quella partita che è diventata poi indimenticabile e che grazie a lui forse ha avuto il prologo, cioè scusate, non il prologo, ha avuto la sequenza poi dei tempi supplementari che hanno determinato la leggenda di quella partita. Quindi sicuramente ci sarà un minuto di silenzio domenica, sabato, scusate, contro la Salernitana e niente, un altro spicchio di Milan che se ne va. Purtroppo, ecco, quando si inizia ad avere una certa età, si iniziano a perdere quelli che erano stati i tuoi miti da giovane. Quindi sicuramente tante condoglianze al Milan e soprattutto alla famiglia Schlenninger. Per quanto riguarda il Milan, si continua, diciamo, ad avere notizie di vari candidati alla panchina, però ancora non c'è niente di certo, non c'è niente di sicuro. Ora come ora io spenderei 1 euro forse su De Zerbi. E forse su Consensao, però è la mia opinione, quindi vedremo. Si pensa che proprio a inizio settimana prossima, o addirittura dopo la partita con la Salernitana, ci sia l'annuncio, diciamo, del nuovo tecnico. E da quello logicamente dipenderà anche la campagna acquisti, dove già si dice Šeško si sta allontanando, ma secondo me Šeško non è stato mai tra gli obiettivi possibili da parte del Milan, troppo costoso per le casse della società. Nel frattempo iniziano, sempre parlando di mercato, le notizie quanto riguarda anche i rinnovi di contratto. E allora oggi calciomercato.com con firma di Albrizio e Longo hanno sparato che Hernández vuole rimanere a Milan e ha chiesto un contratto di 8 milioni. Una sparata secondo me fuori dal mondo che non esiste,
non tanto per la cifra di per sé, che già non esisterebbe, ma perché non credo affatto che Hernandez abbia chiesto il doppio di quello che percepiva e che già era uno dei stipendi più alti nel Milan. Quindi l'ennesima notizia fake, un'ennesima notizia per fare rumore, per fare confusione attorno al Milan, ma ormai siamo abituati. Quindi chi ci vorrà credere a questa notizia inizia a infamare Hernandez, io non ci credo, e quindi staremo a vedere cosa succederà nel proseguio delle trattative. E logicamente non passiamo ancora all'Intercorner, no, volevo parlarvi dell'Under 23, Under 23 che è già tutta pronta, adesso manca solamente di aspettare che una delle squadre di Serie C non riesca a iscriversi, una delle 60 squadre. Il Milan è già pronto, ha scelto l'allenatore che sarà Bonera, ha scelto anche il campo che sarà quello di Solbiate, cui il Milan lo ristrutturerà per un costo di circa 700 milioni. Quindi tutto pronto, aspettiamo quindi la notizia di un'eventuale difficoltà da parte di qualche società di potersi iscrivere, e poi il Milan potrà partecipare al prossimo campionato di Serie C. Veniamo adesso invece all'Intercorner. Fa piacere che inizino i giornali a capire un pochino quello che è successo, che era sotto gli occhi di tutti. Oggi leggo un articolo della Gazzetta dello Sport, scritto dal vice direttore di Caro, in cui si parla di grandi difficoltà finanziarie da parte dell'Inter, Zhang è bloccato da mesi in Cina, si parla anche di bagni di sangue per soldi spesi e poi quelli che saranno recuperati, e si parla anche di un debitorio esistente dell'Inter di 400 milioni, in realtà sono 800. Ecco, io vorrei sapere come mai, se questa situazione è così disastrosa, in cui si parla di Zhang bloccato, di grandi difficoltà finanziarie, bagni di sangue, la Gazzetta ha aspettato il giorno prima della scadenza del debito con Oaktree per fare qualche articolo possibilista di una non riconferma di Zhang al comando dell'Inter. Mi spiego perché, cioè, non, spiegatevelo, caro vice direttore. Ho visto che ha fatto finalmente oggi un articolo decente, quasi veritiero, sull'Inter. Mi piacerebbe sapere come mai è stato zitto i mesi precedenti. Calciomercato.com invece cerca di indorare un po' la pillola, perché si parla di Inter Oaktree, sia nuovi soci, 500 milioni per Zhang, perché il valore di mercato che è 850 milioni, ma non era 1 miliardo e 2, 1 miliardo e 3 secondo Zhang. Lui parla 850 milioni meno il debito, che secondo loro sono 400 milioni a questo punto, e purtroppo non è così, perché sono 405 di bond, che erano 415, ma 10 milioni sono stati già restituiti, più 380 milioni circa da restituire allo Stato per i bilanci 2021-2022 e 2020-2021. Quindi Zhang non gli arriverà proprio un bel nulla. Oaktree, diciamo, gestirà la società, diciamo, senza grandi colpi di mercato, quindi senza spendere soldi, eccetera, ma cercando di continuare come si può dire, nella politica che è stata utilizzata fino ad oggi, aspettando, diciamo, di prendere, diciamo, la spinta dalle entrate della nuova Champions e dallo stadio. E se aspetta le entrate dallo stadio, penso che Oaktree sarà leader per qualche secolo, perché mi sembra che attualmente non ci sia nessuna interesse, cioè impegno a parte dell'Inter sul nuovo stadio, e non credo proprio che Oaktree si inizi a mettere a parlare di nuovo stadio, visto che per lei è diventato un peso l'Inter e vuole sbarazzarselo il prima possibile. Per quanto riguarda poi l'Inter, allora, sempre l'Inter, altre dichiarazioni: Malagò, presidente del CONI, Inter eccellenza italiana, avanti così. Ecco, direi delle parole fuori luogo, fuori senso. Eccellenza italiana, forse perché ha vinto degli scudetti, ha vinto delle Champions, ma avanti così cosa? Una società che si è indebitata direttamente per 1 miliardo e 200 milioni praticamente in 8 anni, una società che deve lasciare il passo, come, non per la cessione volontaria, ma come escussione di un debito a un fondo speculativo, questo sì, avanti così cosa? E queste sono dichiarazioni che vengono dalla Presidente del CONI, e mi farei una bella domanda e mi darei anche una bella risposta, sinceramente. Verrei anche a un'altra situazione, sempre collegata alla lettera di Zhang, che viene definita ridicola e infantile da parte di Hermes Nerazzurro, non da me, quindi da un tifoso Nerazzurro.
in cui si vede l'impossibilità di Zhang di dare continuità al proprio progetto. Ma mi chiedo, allora, visto che quello che viene descritto adesso sui giornali, di qual era, diciamo, questo contratto che aveva sottoscritto con Oaktree, quindi Zhang non sembra che non poteva prendere prestiti di altri fondi, sembra che doveva dare un 20% della differenza di valore tra la stima iniziale e la stima finale nella vendita che doveva essere effettuata entro 3 anni. Dove Oaktree aveva due soci nel CDA, dove Oaktree fa le riunioni all'interno di Via della Liberazione, sede dell'Inter. Cioè, un Inter che sinceramente, un Zhang a proposito, che è bloccato in Cina da 11 mesi. E questa sarebbe la continuità della società Inter, sarebbe l'affidabilità, la solidità. Cioè, probabilmente Zhang non poteva prendere altri prestiti. Non poteva, doveva, era obbligato a vendere in 3 anni, non può uscire dalla Cina, aveva due soci nel CDA. Per molto meno Milan è stato indagato. Milan perché? Perché aveva un socio di CDA di Elliott? Perché aveva preso un vendor loan? Siamo sempre al solito del ridicolo. Io sinceramente al signor Gravina, a tutti quelli che dice che la Covid ha funzionato bene, gli farebbe una bella risata in faccia, perché sinceramente, se questa è la continuità e la solidità che deve essere la base di iscrizione al campionato, siamo veramente a livello di ridicolo. Così come ridicolo è Marotta. Io sono toscano, quindi regione di Collodi, di Pinocchio, e Marotta ne ha dette tante in questi ultimi 24-36 ore. Ne ha dette veramente tante, le aveva già dette prima, ma ha continuato a dirle. Ha parlato che non abbiamo società, diciamo, l'Inter è molto solida. La questione Zhang, allo stesso tempo, è una questione che riguarda solo gli azionisti. Penseremo a nuove strategie, alzeremo l'asticella. Questa è l'ultima dichiarazione. Il giorno prima ha dichiarato che non abbiamo assolutamente alcun tipo di problema. Sono molto ottimista che potremo proseguire così. Noi siamo una bella società, una bella realtà. Non c'è alcuna preoccupazione dal punto di vista finanziario. La stabilità della società è assolutamente garantita dalla presenza di Zhang. Zhang ci dà sicurezza, malgrado quello che dice la gente che ci vuole male. Siamo una società virtuosa e sfido chiunque a controllare i nostri conti. Festeggeremo facendoci scivolare addosso le critiche delle cattive persone. Ecco, siete tutti cattivi. Adesso vi metteremo dietro la lavagna. Ed è sinceramente dichiarazioni ridicole, perché quando mi dice che società Inter molto solida, e poi mi parla che Zhang è una questione riguardante solo gli azionisti fanno parte della società, a casa mia, poi non so se a casa sua società è diversa dagli azionisti, ma gli azionisti fanno parte della società. La società è molto solida, non so quale società dica, se quella che è a 800 milioni, se quella in cui il suo presidente ha preso un prestito e non riesce a rimborsarlo e perderà l'Inter. Si parla di una bella società e una bella realtà. Se queste sono le belle realtà, io sinceramente non riesco mai a trovare parole, sinceramente. Non c'è alcuna preoccupazione dal punto di vista finanziario. Cioè, avete perso la società come pegno, come escussione di un pegno. Cioè, non c'è nessun problema a livello finanziario con 800 milioni di debito, con un patrimonio netto di meno 170 milioni. Ma poi la frase più bella è che la stabilità della società è assolutamente garantita dalla presenza di Zhang. Ecco, questa direi che è da sottolineare con matita rossa e matita blu, come si faceva una volta le maestre elementari, perché se la stabilità finanziaria della società è garantita dalla presenza di Zhang, già questo dovrebbe intervenire la Covid e dire l'Inter non ha requisiti per partecipare al campionato, perché a presenza di Zhang, ditemi dove è stato presente negli ultimi 11 mesi. 11 mesi che Zhang non è presente a Milano, in Italia, fuori dalla Cina, è bloccato in Cina, come dice oggi il vicepresidente della Gazzetta dello Sport, è bloccato in Cina, quindi non è una scelta sua, ma è bloccato in Cina. Poi il perché nessuno lo dice, ma lo sappiamo benissimo qual è il perché. E poi dice, Zhang ci dà sicurezza. Ci dà sicurezza, malgrado quello che dice di male la gente, che noi adesso festeggeremo contro la gente cattiva. Cioè, siamo veramente a delle dichiarazioni, non lo so, direi,
ridicole, risibili, chi più ne ha più che ne metta. Io sinceramente penso che Marotta abbia la convinzione che i tifosi interisti siano tifosi che bevono tutto quello che gli viene detto. Probabilmente è così, non lo so, io non sono tifoso interista, quindi non posso giudicare. Ma la solidità della società garantita dalla presenza di Zanga è stupendo. Io metterei proprio come motto dell'Inter da domani in poi. Cioè, come si fa a dire queste cose? Uno che è un AD dell'Inter. Sinceramente, cioè, io rimango veramente senza parole. Cioè, che poi nessuno giornalista gli faccia una domanda a proposito e dica: scusi, signor Marotta, ma dov'è stato Zang in questi 11 mesi? Come fa lui a garantire la solidità dell'Inter? Mai, mai una domanda in questo genere, mai. Proprio nel perfetto comportamento della cupola, che questa è diventata ormai una cupola perché. Non si fa una domanda scomoda a Zhang o a Marotta, giammai, giammai. Che non si abbia a scoprire qualche altarino. È veramente, veramente ridicolo, veramente ridicolo, non ci sono altre parole. Comunque, vi ricordo stasera alle 22 di NA Team, parleremo di Milan, di allenatori, di eventuali mercato se ci saranno notizie. Un ricordo di Schnelling sicuramente, poi logicamente torneremo a parlare di quello che succede attorno al Milan, che attualmente forse è più interessante dal punto di vista giornalistico e opinionista rispetto a quello che sta accadendo al Milan, che ancora bisogna aspettare qualche giorno per iniziare ad avere delle idee un po' più precise. Vi ricordo di mettere un like al video se vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rossonero TV, al solito, state facendo in tanti, si va avanti ovviamente a. Non so, tipo a 100 iscrizioni quasi al giorno, quindi, no, al giorno no, ma insomma, 100 iscrizioni nell'arco di 2-3 giorni, quindi veramente a velocità folle. Stiamo andando verso 10.000, quindi aiutateci ad arrivare a 10.000 entro metà luglio. Vi do un buon pomeriggio, un saluto da parte mia e soprattutto Forza Milan. Ciao!